Bentornati sul mio canale, cari amici, e benvenuti a questo nuovo video interattivo. Per chi arriva qui per la prima volta, io sono Esther, sono Master Reiki del Reiki d'Usui, counselor spirituale e interprete intuitiva di tarocchi. Quindi, per qualunque servizio connesso a queste mie attività, inviatemi pure un messaggio privato a uno dei link che vedrete sotto questo video. Allora, con il video di oggi vi porto nel magico giardino della luce, cioè lo spazio sacro della vostra interiorità dove regnano solo la luce, la purezza e la bellezza del divino amore che pulsa in ognuno di noi. In questo giardino incontrerete un essere luminoso, una fiamma del divino che scenderà all'interno del fiore di loto che avrete scelto. Nel nostro allestimento verrà simboleggiata dalla fiamma di una candela. Questo essere luminoso vi incontrerà per sostenervi e guidarvi attraverso la vostra lettura e vi rivelerà in cosa consiste la vostra missione di vita, cioè come desiderate servire il proposito del piano divino nel mondo, esprimendo nel contempo la vostra energia e la vostra volontà di scintilla divina. Questo messaggio particolare vi arriverà oltre che naturalmente attraverso la lettura che avrete scelto, anche attraverso la mia interpretazione della carta della vostra lettura che si trova, come vedete, sotto al fiore di loto che poi avrete scelto. Ecco, tenete presente che l'essere luminoso che in questo modo vi contatterà vi rivelerà la vostra missione nel mondo attraverso i suoi occhi di luce, che quindi colgono solo la verità. Ciò che lui farà sarà portare alla vostra coscienza le informazioni su voi stessi e su come desiderate procedere in qualità di specchio, lui lo farà questo, voglio dire, in qualità di specchio della vostra vera volontà divina. Per intenderci, insomma, le cose, stanno proprio come vi verrà comunicato nel messaggio, anche se magari voi al momento, il momento in cui lo ascolterete, ecco, potreste anche così sentirvi sorpresi e non essere molto d'accordo, ecco, su quello che vi verrà detto, soprattutto sul fatto di avere già in voi, ecco, quelle qualità che vi verranno comunicate. In realtà non dovrete fare altro che fidarvi e aprirvi alla sostituzione delle vostre qualità umane, attualmente ancora presenti alla vostra coscienza, con quelle divine che vi verranno mostrate nel messaggio della vostra carta. Questo messaggio, cioè, non esprime una condizione che attualmente voi non avete e che quindi dovete impegnarvi per raggiungere, ma esprime un vostro attuale tratto luminoso già presente in voi, che deve semplicemente ancora esprimersi a livello della vostra coscienza. Ecco, restate quindi aperti il più possibile ad accogliere questa sostituzione e gli angeli poi vi aiuteranno a darle voce in voi e nel mondo. Ecco, come vedete, qui abbiamo le nostre solite tre varianti, rappresentate da tre carte che vengono tratte dal mazzo dell'oracolo dei semistellari e da tre fiori di loto colorati. Abbiamo per il gruppo 1 il fiore di loto rosa, per il gruppo 2 fiore di loto azzurro, gruppo 3 fiore di loto verde acqua, anche se dalla videocamera io lo vedo verde qua, ma in realtà è un verde acqua. Ecco. Scegliete quindi con calma quello che vi risuona di più e poi ascoltate la vostra lettura. Se siete attratti da più di una variante va benissimo, ascoltate pure tutte le letture relative. Noi intanto ci ritroviamo fra pochissimo con la lettura per il primo gruppo. Benvenuti gruppo 1. Allora, queste sono le vostre carte già mescolate ed estratte e quindi disposte in questo ordine per essere interpretate. Lì c'è la fiamma del vostro essere di luce che è calato nel fiore di loto che avete scelto. E questa è la carta che stava sotto al fiore di loto. Okay. Adesso prima leggeremo tutto il significato delle carte, vedremo naturalmente prima anche le posizioni e poi a fine lettura leggeremo quella carta lì e l'interpretazione che ne ho dato io, in modo tale da poi collegarla, ognuno di voi poi farà questo perché è chiaro che
in letture di questo tipo che sono per la collettività, poi ognuno deve, diciamo, aggiustare quello che viene a sapere a seconda della propria condizione, no? Ecco, quindi cominciamo subito intanto a vedere le varie posizioni. Allora, questa carta vi indica come volete servire il mondo essendo voi stessi. La decisione più urgente da prendere, che riguarda questo aspetto qua, e cosa vi si consiglia di fare riguardo a questa decisione. Poi quella carta lì vi segnala la ricompensa che ricaverete dal scegliere in questo modo che vi viene suggerito, il vostro punto di forza per affrontare l'ignoto, quale porta di luce sta per aprirsi davanti a voi e consiglio comunicazione da parte delle vostre guide. Ok, cominciamo a voltare le carte. Vediamo cosa abbiamo qua. Ah, 6 di spade. Sì. Ecco. Dunque, tenete presente che questo è un aspetto, indica l'aspetto che voi volete diffondere, diciamo, energeticamente attorno a voi nel mondo, ma ovviamente per poter far questo dovete prima averlo così attivato, diciamo, dentro di voi, questo lo sapete. Poi adesso continuiamo e vediamo che cosa abbiamo qua ancora. Allora, la decisione che dovete prendere, 6 di denari. Sì. Cosa vi si consiglia di fare? Il mago, arcano maggiore numero 1. Sì. La ricompensa che ne ricaverete? Vediamo. Oh, che bella, 6 di bastoni. Il vostro punto di forza, cavaliere di spade. Sì. Quale porta di luce sta per aprirsi? 7 di spade. Interessante. Sì. Consiglio comunicazione da parte delle vostre guide, 10 di coppe. Allora, va bene. Dunque, dicevo, questo 6 di spade, probabilmente lo sapete già, è una carta che parla di qualcuno che si allontana velocemente da tutto ciò che non sente più in sintonia con se stesso, con la propria volontà, con le scelte che vuol fare. Quindi allontanarsi da persone, situazioni, anche da schemi mentali, da convincimenti, eccetera, che non sono più adatti a voi. Okay? Dicevo prima che questo qui è, voi volete in pratica aiutare gli altri a fare questa cosa, capite? Però per poterli aiutare, questo aspetto deve essere già radicato bene dentro di voi, perché sapete benissimo che non possiamo portare fuori qualcosa che non abbiamo dentro, no? Quindi, prima di ogni altra cosa volete attivare questo in voi. Perciò qui vi viene detto, la decisione, vi viene suggerito, come muovervi per, diciamo, riguardo alla decisione che voi dovete prendere, che è direttamente collegata a questo aspetto che volete attivare in voi, almeno in maniera completa, perché qualcuno può anche aver cominciato a fare quel lavoro lì, qualcuno di voi, però probabilmente non ha chiuso tutte le porte, come dire, no? Ecco, la decisione ha a che fare con un dono che vi verrà offerto. Sì, questo è quello che mi arriva. Può essere qualunque cosa, può essere una persona che arriva, può essere un qualcosa che vi spinge a cambiare completamente, radicalmente certi schemi mentali, qualcosa senz'altro che promuove la vostra crescita, sì, è un dono che viene fatto a voi. La decisione sarà se accoglierlo o rifiutarlo. Probabilmente se lo rifiutate, cioè diciamo la cosa che vi viene suggerita qui, è questo, cioè vi viene detto questo, questo dono qua promuoverà in voi come dire, un risveglio di certe energie che
Per accettare questo dono voi dovete mettere a tacere. Ecco. Dovete quindi decidere se accettare questo dono mettendo a tacere quelle energie oppure rifiutarlo, va bene? Perché dico questo? Perché poi quello che vi su viene suggerito qui è questo, il mago. Il mago è colui che collega il cielo e la terra, che ha un grande potere di far manifestare concretamente le cose che desidera. Ed è qualcuno che ha una grande fiducia. Quindi qui vi viene detto questo, quando dovrai prendere una decisione relativamente a questa cosa che ti verrà offerta, tu fai parlare la tua grande capacità di creare magia in te e attorno a te, perché tu hai questo potere qui. È un potere che forse finora tu hai trascurato o hai... Come dire, hai ridotto, no? Lo hai imprigionato probabilmente per poterti adattare, no? A certe condizioni, a certe situazioni, però adesso è giunto il momento di tirarlo fuori, di fidarti di questa tua bella caratteristica, perché questo può aiutarti a prendere la decisione di accogliere questo dono che ti viene offerto e quindi di conseguenza avere poi la strada spianata per poter realizzare questo aspetto dentro di te, cioè la forza di allontanarti e anche la chiarezza mentale, perché non dimentichiamoci poi che comunque queste sono spade, e quindi sono collegate alla mente. Quindi avere anche la chiarezza mentale di comprendere che cosa devi lasciar perdere e da chi o da che cosa ti devi allontanare, sì. E ovviamente una volta che tu avrai fatto questo, saprai poi aiutare gli altri a fare altrettanto e quindi servire il piano divino in questo senso qui. E la ricompensa che ne ricaverai, beh, direi che è evidente, no? Parla da sola questa carta. Guardate, sei di bastoni, questa persona è innanzitutto bastoni, quindi collegati all'elemento fuoco, E guardate, questa persona è su una vetta, inondato dalla luce. Quindi la ricompensa che ne ricaverete sarà un grande successo se lo volete anche riconosciuto in quello che amate veramente fare. Quindi direi che è molto utile, no, fare questo lavoro. D'altra parte è anche abbastanza normale perché non potete arrivare ad avere un successo vero, a arrivare a una vetta del genere se continuate a stare incastrati dove non dovete stare, no? E questa è anche una cosa interessante perché qui vi viene detto in questa posizione qual è la vostra caratteristica, diciamo i vostri punti di forza per poter affrontare l'ignoto, no? Perché spesso capita, no? Che durante un processo di crescita noi siamo chiamati proprio a fare un passo nell'ignoto, cioè in qualcosa che appunto siccome è nuovo non è conosciuto dalla nostra mente. E questa vostra forza consiste in questo. Il cavaliere di spade è qualcuno che si muove velocemente e che non ha nessun problema a dire come la pensa, che cosa pensa, come vuole gestire le cose. È anche qualcuno che non si racconta frottole, capite? Cioè non si nasconde né a se stesso né ad altri. Quindi questo è un vantaggio nel poter attraversare, diciamo, un portale quando al di là non c'è qualcosa che conoscete, perché se voi avete una chiarezza mentale che vi permette di comprendere quello che veramente volete, quello che veramente potete fare in quel momento, eccetera, voi vi affidate a questo, Cioè avete una mente che riesce a essere chiara e laddove c'è bisogno di parlare in maniera aperta e chiara anche con altre persone, voi siete in grado di fare questa cosa qua. Sì. Vediamo adesso, questo è interessante. Allora, quale porta di luce sta per aprirsi per voi? Questo sette di spade qua è una carta che parla di un impegno discontinuo, no? Quando uno inizia una cosa, poi interrompe. Fa qualcos'altro, poi riprende quella cosa e così via. Qui però, leggendola in modo intuitivo, mi arriva qualcosa che è un po' diverso. Vedete questa persona come è rilassata, tranquilla, sull'amaca, tutte le preoccupazioni, eccetera, sono lontane, tutte lontane da lei, no?
A me fa pensare questo. La porta di luce che sta per aprirsi per voi deve essere collegata in qualche maniera alla concretizzazione, ok? Quindi manifestazione, o di tante cose o di una in particolare che voi avete sognato molto spesso in tutti i momenti in cui potevate ritirarvi in voi stessi e stare lì tranquilli, no? A immaginare, a sognare, ecco. Provate a pensarci un po', che cosa sognate, no? Più spesso, che cosa immaginate che accada più spesso, che cosa vi dà più gioia immaginare che accada nella vostra vita. Ecco, probabilmente la porta di luce che sta per aprirsi per voi è qualcosa che vi porta alla concretizzazione di questo. Sì. E questo aspetto, ok, quello di saper parlare chiaramente, di vedere chiaramente le cose, di comunicare in maniera corretta e cristallina quando è necessario, è qualcosa che può aiutarvi anche in questo. Perché se una porta che si apre, potrebbe anche essere, appunto, che nel momento in cui si apre non vi viene rivelato immediatamente, ciò che c'è dall'altra parte, no? E quindi, voi sarete aiutati da questo vostro aspetto perché riuscirete a vedere chiaro, secondo me, sì. Consiglio da parte delle vostre guide, 10 di coppe. Allora, guardate questa carta qua. Persone che gioiscono, vedete come saltano felici insieme su uno sfondo che è. Rappresentano l'inizio di una nuova era, il sole che sorge. Ecco, secondo me qui vi viene detto questo: credi nei tuoi sogni, nella possibilità che tu hai, perché sei il mago, ok? Di realizzare nella luce tutto quello che vuoi e che queste cose che tu vuoi realizzare possono trovare rispondenza in altre persone, cioè tu puoi concretizzarle sia insieme ad altri che la pensano come te e quindi che sono sulla tua stessa lunghezza d'onda, sia puoi realizzare qualcosa che puoi anche condividere con persone, perché queste persone ci sono o comunque ci saranno. Fidati di questa cosa, ecco, non, se hai dei sogni che riguardano questo aspetto qui, non li abbandonare, credi nel mago che sei, sì, perché ci sarà molta gioia per te, questa è una carta di grande gioia. Vediamo adesso la vostra carta. Allora, guardatela bene, rosa predominante. Allora, Heraeth qui non è inglese questo, è gallese. Dovrebbe significare qualcosa tipo intenso desiderio, nostalgia profonda, no? E infatti qui c'è scritto desiderio di casa, nostalgia profonda delle stelle. Vedete, c'è una donna, vedete com'è vicina, aperta a questa spirale. No? Guardate quanta luce, quanto amore, no? Che emana questa carta qua. Ecco, io adesso la mettiamo qua un attimo. Voglio leggervi l'interpretazione che ho dato io di quella carta lì, proprio basandomi soprattutto più che sul significato in sé, anche su quello senz'altro, ma più che su quello, proprio su quello che mi comunicava a livello di colore, a livello di immagine. Va bene, ecco. Quindi la mia interpretazione è questa: se avete scelto questa carta, la vostra fiamma guida vi informa che avete la capacità di seguire la vostra luce interiore per raggiungere e far raggiungere, ecco, vette elevatissime. Dentro di voi non avete mai dimenticato chi siete, da dove venite e dove vi state dirigendo. Siete meravigliosi ponti di luce che collegano il cielo e la terra, nella consapevolezza profonda di essere presenti contemporaneamente in entrambi i mondi e che entrambi i mondi in voi sono una cosa sola. Aiutare gli altri a percepirli non come due mondi uniti, ma come un mondo unico in cui solo la luce dirige le danze, sta alla base della vostra missione di vita. Voi sapete tenere lo sguardo puntato in alto verso le stelle e organizzare nel contempo le cose sulla terra in modo che ogni singolo elemento della terra diventi la sede in cui la luce di quelle stelle può splendere indisturbata. Ciò che non è luce non vi interessa, né vi riguarda, né vi condiziona nel modo più assoluto.
Quindi con ogni probabilità tutto quello che dovete abbandonare ha a che fare con qualcosa che non è luce, capite? O che non è sintonizzato sulla grande luce che voi potete diffondere, accendere in voi, diffondere nel mondo. Sì. Sì, direi che è questo. Bello, eh? Meditate su quello che vi viene detto qui, su tutto, sia sul significato delle carte che su il messaggio della vostra carta, eh? La vostra fiamma guida vi manda l'energia necessaria, eh? Accoglietela anche adesso che state ascoltando, eh? Accoglietela, ok? Bene, come vedete siamo arrivati alla fine della vostra lettura, mi auguro che ci sia stata risonanza e che vi sarà molto utile. Grazie per la vostra attenzione e partecipazione, come sempre, vi do appuntamento ad un prossimo video. Tanta luce per tutti voi. Grazie e a presto. Benvenuti gruppo 2. Allora, come potete vedere, queste sono le vostre carte già mescolate, estratte e disposte in questo ordine qui. Lì vedete la vostra fiamma guida dentro il fiore di loto che avete scelto e questa è la carta che stava sotto a quel fiore di loto lì. A fine lettura, ve la farò vedere più da vicino, leggeremo quello che c'è scritto e poi vi darò l'interpretazione che io ho ricavato soprattutto tenendo conto soprattutto dell'immagine e dei colori, oltre che del significato. Okay? E questo, come ho detto in apertura, vi darà diciamo la descrizione da parte del vostro spirito guida lì, della vostra fiamma luminosa, che vi informa appunto su come siete voi, su quale aspetto vostro luminoso può essere utile per gestire le cose come voi volete, quindi per essere diciamo di aiuto al servizio del piano divino, ma facendo nel contempo la vostra volontà. Allora, vediamo quindi le posizioni. Abbiamo qui questa carta qua vi segnala come in realtà voi volete servire il mondo essendo voi stessi. Poi la decisione più urgente da prendere, che è relativa a questo aspetto qua, cosa vi si consiglia di fare relativamente a questa decisione qua che dovete prendere? Poi qui abbiamo la ricompensa che ricaverete se seguirete questo consiglio e quindi gestirete questa decisione nel modo in cui vi viene suggerito qui. Il vostro punto di forza per affrontare l'ignoto, va bene? Quale porta di luce sta per aprirsi davanti a voi? E questo è un consiglio a comunicazione da parte delle vostre guide. Allora, tenete presente questo, ormai lo sapete, no? Che tutto quello che noi possiamo portare all'esterno deve nascere prima dentro di noi. Perciò, cosa vuol dire questo? Vuol dire che questa carta vi segnala come voi volete, cioè l'energia che volete emanare nel mondo per aiutare gli altri a fare quello che devono fare rispettando, diciamo, il piano divino. Però questo stesso aspetto voi dovete in realtà tenerlo attivato perfettamente prima in voi, perché altrimenti non potete poi portarlo fuori, ok? Ecco. Detto questo, adesso voltiamo le carte e vediamo che cosa abbiamo qua. Allora, oh, gli amanti, arcano maggiore numero 6. Ah, sì. Ok, poi la decisione che dovete prendere è 10 di spade. Sì, cosa vi si consiglia di fare? 3 di spade. Ok, la ricompensa che ne ricaverete è re di coppe. Che bello. Bello. Il vostro punto di forza per affrontare l'ignoto. Ah, 10 di bastoni. Ah, sì. Ok. La porta che sta per aprirsi. Un altro arcano maggiore, il numero 12, l'appeso. Va bene. E vediamo anche
Consiglio comunicazione da parte delle vostre guide, eh sì, 8 di coppe, consiglio, sì, direi proprio. Allora, come volete servire il mondo essendo voi stessi? Allora, qua, secondo me, sì, direi che proprio quello che spicca soprattutto, perché gli amanti è una carta che parla appunto no, di persone. Di anime innamorate, possono essere anime gemelle, possono essere fiamme gemelle, e parla anche di scelta, cioè della possibilità o capacità di fare scelte adeguate al bene vostro e degli altri. Sì, anche questo aspetto ci può essere, non dico di no, però spicca di più l'altro, secondo me. Cioè, voi volete aiutare probabilmente a trovarsi e nel caso a restare insieme. Tutte quelle anime che stanno cercando la propria fiamma gemella o che se l'hanno trovata si trovano in difficoltà e quindi quello che voi volete è aiutare queste anime prima di tutto a riconoscersi come fiamma l'una dell'altra e poi a superare qualunque difficoltà possa esserci che li tiene, diciamo, momentaneamente separati. In modo tale che unendosi possono portare forza e luce al piano divino. Ovviamente, come dicevo prima, no, questo aspetto dovete averlo già attivato in voi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se avete già incontrato ad esempio la vostra fiamma gemella e al momento siete in separazione, oppure non l'avete ancora incontrata, ma è necessario per questo, per come volete gestire la cosa, capite, che voi la incontriate, c'è una decisione che dovete prendere. Adesso ci arriviamo. Questo aspetto, cioè di riunificazione nella luce angelica, va bene, non più luce umana, perché qua si parla di servire il piano divino da un punto di vista dell'angelo che siete. Quindi dovete attivarlo in voi. Quindi, ovviamente, cosa vuol dire? Vuol dire che dovete prima di tutto sistemare le cose con la vostra fiamma gemella, va bene? Ecco. Sì, direi che è principalmente questo. È la decisione che dovete prendere. Allora, il 10 di spade è una carta che è simile. Per diversi aspetti, volendo, all'arcano maggiore della torre, no? Come sapete, gli arcani maggiori veicolano una energia molto più forte degli arcani minori. E lì, in quel caso, la torre indica proprio un crollo, no? Di tutto quello che rappresenta la nostra zona comfort e noi siamo costretti, diciamo, a uscire da questa zona comfort se vogliamo, fra virgolette, no, salvarci. Ecco, qui invece il 10 di spade parla anche qua di un crollo, ma soprattutto di una morte, capite, vostra, individuale. E voi sapete che a una morte individuale segue sempre una rinascita altrettanto individuale. Perciò cosa vuol dire? Vuol dire che la decisione che dovete prendere per sistemare le cose con la vostra fiamma gemella, oppure per incontrarla, oppure per comunque dare spazio diciamo alla vostra volontà di aiutare le altre fiamme gemelle a incontrarsi, ma farlo da un punto di vista dell'angelo che siete, dovete morire a una certa condizione, che è la condizione umana, ovviamente, per poter rinascere a quella angelica, va bene? Ecco. Quindi, la fine dovete accettare il fatto che dentro di voi è finito. Cioè che voi siete praticamente, da adesso in poi siete qualcun altro, capite? Che quello che è stato finora, tutte le difficoltà anche che la vostra fiamma gemella, ma anche qualunque altro essere umano, qualunque altra condizione vi ha inferto finora, è qualcosa che appartiene al passato e voi dovete abbandonarla. Ecco, la decisione è accettare questo oppure no. Ok? Cosa vi si viene... Cosa vi si dice qua, no? Che cosa vi si consiglia? Allora, qua
Qui questa carta, il Tre di Spade, parla di ferite emozionali profonde, va bene? Dolori, ma anche non necessariamente vissuti, voglio dire, e anche la paura di soffrire, va bene? Ecco. Quindi per diverse persone che mi stanno ascoltando adesso, secondo me è soprattutto questo. Con ogni probabilità, se adesso voi state vivendo una condizione di separazione dalla vostra fiamma gemella, oppure di difficoltà, diciamo, nel lasciare andare quello che non serve più, cosa che poi rappresenta la rinascita vostra, che sarebbe la condizione ideale per far tornare la vostra fiamma, oppure per incontrarla, oppure per agire con lei in un modo nuovo e a un livello più alto, è la paura di stare male, va bene? Di soffrire, magari o perché avete sperimentato effettivamente qualcosa del genere in passato, o perché anche se non lo avete sperimentato, come posso dire, la vostra fiamma vi ha messo di fronte alla possibilità per voi di andare incontro a questa sofferenza, ad esempio accettandola secondo quello che lei vi proponeva, no? E quindi voi vi siete ritirati e quindi adesso siete in una condizione di separazione, ad esempio. Ecco. Oppure può anche rappresentare questo, cioè se voi siete già insieme alla vostra fiamma e le cose vanno abbastanza bene, quello che qui vi viene detto è cercate di rendervi conto che voi come coppia, se volete servire il piano divino a quel livello lì, cioè da quelle altezze, da quella purezza angelica, diciamo, no? Che vi viene richiesta, dovete anche come coppia rendervi conto che così come avete interagito finora, le cose non possono andare bene per ora, va bene? Cioè da ora in poi, voglio dire. Quindi come coppia dovete cambiare. La paura di soffrire che può essere legata a un cambiamento, a un modo diverso di gestire le cose, qualcosa che voi dovete lasciare andare. Se c'è stata una ferita di questo tipo, allora quello che vi si consiglia qui, secondo me, è questo. Renditi conto, vi viene detto qua, che questa condizione è una condizione umana, non angelica. Quindi tu l'hai sperimentata perché qui sei stato all'interno di una condizione umana, ma se tu adesso molli quello che non ti serve più e lasci perdere e ti sposti completamente dal punto di vista angelico, questa cosa non ti frenerà più. E infatti, che cos'è che poi andrete a prendere? Ad acquistare, diciamo, no? Quale vantaggio? È bellissimo questo, Re di Coppe, energia maschile, quindi rivolta all'esterno, all'agire concretamente nel mondo. Il Re di Coppe è qualcuno che non ha assolutamente paura dei propri sentimenti, è il tipo che c'è quando gli altri hanno bisogno di lui, c'è anche per se stesso, sa esserci nell'amore, presente a se stesso. È qualcuno che è anche molto creativo e sa aiutare, vuole farlo, altre persone magari a essere a loro volta creative. Okay? È qualcuno che è in grado di costruire un ambiente attorno a sé, improntato a questa sua energia, cioè dove la gente si sente amata e non ha nello stesso tempo timore di non ricevere l'amore che merita, capite? Quindi sarete qualcuno che non ha più questo problema qua, perché se voi lasciate andare questa paura come parte del vecchio e fate entrare il nuovo che è angelico è improntato lì, non qui, ovviamente, no? Il vostro punto di forza qua, per affrontare l'ignoto. Che è qualcosa che soprattutto ultimamente, no, diverse porte si aprono proprio verso l'ignoto. D'altra parte, se un percorso è nuovo, è evidente che deve anche essere ignoto per noi che dobbiamo ancora iniziare a percorrerlo, perché se lo conoscessimo non sarebbe nuovo, no? Quindi, qui quello che vi viene detto, secondo me, è questo. Voi avete una grande, grandissima capacità di prendervi sulle vostre spalle la responsabilità di grandi cose, di grandi scelte, di grandi progetti. Cioè, laddove questo varcare la soglia verso l'ignoto vi richiede una presa di responsabilità di cose anche molto grandi, voi siete in grado di prendervela questa responsabilità. E nello stesso tempo siete anche in grado di riconoscere quando un peso
eccessivo, ma eccessivo nel senso che non vale la pena di portarlo, capite? E siete in grado di rilasciarlo, cioè non vi fate schiacciare dai pesi, capite? E questo è perfettamente allineato con poi il significato di quella carta, se andremo a vederlo. Quindi il consiglio, diciamo, che è implicito in questa informazione è fidati delle tue grandi capacità in questo senso. Perché qualunque cosa, una strada che è completamente nuova ti richieda, tu sei in grado assolutamente di gestirla in questo senso. La porta di luce che sta per aprirsi davanti a voi. Allora, qui ci sono due interpretazioni principali, secondo me. Allora, l'appeso è l'arcano maggiore numero 12, che parla di un cambio di prospettiva, ma anche di qualcuno che è momentaneamente fermo relativamente all'agire concretamente nel mondo perché sta lavorando molto su di sé. Allora, qui, secondo me, una interpretazione può essere questa. Voi avete già iniziato a lavorare su di voi, avete lavorato magari anche molto e bene, tanto che siete arrivati ad avere un cambio di prospettiva rispetto a come eravate prima, va bene? Quindi, la porta di luce che si aprirà per voi sarà qualcosa che è collegato a ciò che voi potete aver conquistato come conseguenza proprio del lavoro che avete fatto su di voi e del cambio di prospettiva che ne è conseguito. Oppure, se non avete ancora iniziato a lavorare in questo modo qui, la porta di luce che si aprirà sarà un varco, diciamo, verso un qualcosa che favorirà grandemente questo, cioè un lavoro attento, preciso e fiducioso anche, luminoso su di voi, che vi aiuterà a cambiare prospettiva su di voi, sugli altri e su questo, no? Su questo vostro progetto di servire il piano divino in questo senso, aiutando le coppie di fiamme gemelle che magari sono in difficoltà a superare le loro difficoltà e a loro volta essere ripetitori, diciamo, no? Antenne che diffondono un certo tipo di energia divina nel mondo. Ok, ecco. Che cosa vi si consiglia qua? 8 di coppe. Vi si consiglia questo. I vostri maestri vi dicono: vai via dal contesto in cui ti trovi, mettiti in cammino verso qualcosa di meglio, perché tu meriti molto di meglio rispetto a quello che hai, anche se è qualcosa che magari non ti rende proprio infelice o non ti costringe a piegarti in modo doloroso, eccetera. Comunque tu vuoi in realtà qualcosa di meglio, e allora spostati in quella direzione, non restare fermo dove ti trovi. Ecco, sì, direi che è questo. Che bella lettura anche questa, sì. Adesso vediamo questa carta qua. Allora, terra interna, sopravviverai a questo, nuove soluzioni e inizi. Vedete, nuove soluzioni e nuovi inizi. Ecco. Allora, io adesso vi leggo quello che ho, così, il messaggio che ho colto, soprattutto attraverso il colore e l'immagine stessa. Guardate che bella questa, eh? Bellissima. Un paesaggio della terra interna, veramente bello. Allora, vediamo qua. Se avete scelto questa carta, la vostra fiamma guida vi informa che avete una grande resilienza, eh? Una grande resilienza. Non perdete mai la fiducia nella vostra forza e nella vostra saggezza interiore. Siete convinti che ciò che vivete fa parte di un piano elaborato da voi stessi, che è qualcosa che avete scelto liberamente e che quindi siete in grado di gestire al meglio. Avete una grande capacità di volgere il vostro sguardo verso la vostra interiorità e cogliere lì soluzioni nuove, così come scorgere e selezionare nuovi inizi in qualunque circostanza. Aiutare gli altri a sviluppare questa chiarezza mentale, questa fiducia in se stessi, senza perdere tempo ed energie cercando all'esterno ciò che invece si trova all'interno, sta alla base della vostra missione di vita. La vostra forza è grande, eh? Così come la vostra rettitudine, e sapete ispirare gli altri facendoli sentire contemporaneamente al sicuro.
Bellissimo. Queste sono qualità che voi avete già, capite? Anche se al momento magari vi sembra che rappresenti più un augurio, più un desiderio di quello che volete. No, non è così. La vostra fiamma vi dice: guarda che queste cose sono già in te, tu devi solo aprirti a farle parlare e accettare queste tue caratteristiche così belle e luminose. Sì, bellissima, anche questa è una gran bella lettura. Bene, meditate anche voi su questo, su quanto vi viene detto qui, vi è stato detto qui, e come vedete siamo giunti alla fine della vostra lettura. Io mi auguro che ci sia stata una grande risonanza e che possa esservi davvero utile. Vi ringrazio della vostra attenzione e partecipazione e vi do come sempre appuntamento alla prossima volta. Tanta luce per tutti voi. Grazie e a presto. Benvenuti gruppo 3. Dunque, queste sono le vostre carte già mescolate ed estratte e quindi pronte per essere interpretate. Lì vedete la vostra fiamma guida, l'essere luminoso che è calato dentro il fiore di loto che avete scelto. Questa carta è la carta che stava sotto al fiore di loto che avete scelto e che vi darà il messaggio da parte della vostra fiamma guida che riguarda proprio il modo in cui volete gestire le cose per servire il piano divino, servendo nel contempo la vostra volontà di luce. Okay? Vi informerà su alcune vostre caratteristiche luminose che a prescindere dal fatto che possiate su cui possiate essere d'accordo oppure no, ecco, quello che vi viene detto corrisponde alla verità, diciamo, cioè questa vostra fiamma vi dice: queste cose tu le hai dentro di te, non devi fare nessuno sforzo per raggiungerle, basta semplicemente che ti apri a lasciarle uscire. Allora, vediamo adesso alla fine lettura, poi leggeremo tutto e vi darò anche, come ho detto in apertura, il significato di quella carta e quindi del messaggio che vi arriva dal vostro essere luminoso sulla base dell'interpretazione che ho dato io di quella carta lì, basandomi soprattutto sul colore e sull'immagine, sì, anche su quello che viene detto naturalmente, però principalmente sui colori e sull'immagine, ok? Vediamo adesso le posizioni, carta per carta. Ok? Allora, qui abbiamo la carta che vi segnala come volete in realtà servire il mondo essendo voi stessi. La decisione più urgente che dovete prendere e cosa vi si consiglia di fare? La decisione è chiaramente in relazione a questo aspetto qui e questo è il suggerimento. Su come dovete decidere, no? Quindi come gestire questa decisione che dovete prendere. Questa carta qua vi segnala la ricompensa che ne ricaverete se seguirete questi consigli. Questa carta vi indica il vostro punto di forza per affrontare l'ignoto, quale porta di luce sta per aprirsi davanti a voi, consiglio o comunicazione da parte delle vostre guide. Ok? Procediamo quindi alla lettura voltando le carte. Allora, due di coppe. Come ho detto anche nelle altre letture, ecco, questo aspetto qui voi volete. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi volete diffondere quell'energia, aiutare cioè la gente a entrare in quell'energia lì. Ovviamente per poter far questo, questa energia qua deve essere già una conquista interiore vostra, perché non possiamo portare fuori niente che non abbiamo conquistato dentro prima, no? Ecco, quindi è chiaro che prima di portarlo fuori dovete sistemarlo in voi. La decisione, vediamo adesso qui cosa abbiamo. 8 di denari. Sì. Cosa vi si consiglia di fare? Il diavolo, arcano maggiore numero 15. Sì. La ricompensa. 4 di coppe. Ok.
Il vostro punto di forza per affrontare l'ignoto è... sì, re di spade. Ok. La porta di luce che sta per aprirsi. 5 di denari. Sì. Consiglio comunicazione. Arcano maggiore numero 8, la forza. Ok. Bene, allora, vediamo. Dunque, il 2 di coppe è una carta che indica un incontro fra due persone che si amano con il desiderio di costruire una nuova era, un nuovo, anche una nuova vita insieme, ok? Qui però, secondo me, indica una cosa un po' diversa. Vedete come queste due persone, no, stanno brindando e hanno questi, le loro mani sono intrecciate. Questo intreccio di mani, secondo me, dà una sorta di equilibrio particolare proprio a tutta l'immagine. E queste sono le due energie, yin e yang, quindi femminile e maschile. Perciò, secondo me, quello che voi volete fare è aiutare gli altri a trovare dentro di sé, innanzitutto, un equilibrio, ok, perfetto fra questi due opposti, fra l'energia femminile e l'energia maschile dentro di sé, in modo tale che poi possano diffonderla a loro volta nel mondo, creando nella luce, una nuova vita per loro e per altri, ok? Come dicevo, questo è un aspetto che dovete voi, per primi avere ben, conquistato dentro di voi. Perciò la decisione che dovete prendere, nel caso in cui non sia ancora in perfetto equilibrio questo aspetto dentro di voi, è legata all'aspetto del lavorare con, anche con strumenti, vedete, di precisione, ok? Creando qualcosa di bello. E lavorando con metodo, con costanza, con impegno, senza farsi scoraggiare, proprio stare attenti anche al dettaglio di quello che si fa e tenendo però nel contempo anche presente l'aspetto dell'insieme, ok? Quindi la decisione, secondo me, è questa. Con ogni probabilità arriverà qualcosa o qualcuno, se già non è arrivato nella vostra vita, che vi stimolerà in questo senso, cioè vi si richiederà, capite, un vostro impegno continuo, solido, ordinato, l'impegno proprio di lavorare badando al dettaglio, eccetera, su di voi, nel lavorare proprio dentro di voi e anche probabilmente nel fare qualcosa proprio in maniera pratica fuori di voi, che è direttamente collegato con questo equilibrio di queste due energie. Noi sappiamo, no, che quando siamo ancora nell'aspetto umano, queste, diciamo, i suggerimenti che la vita ci offre, va bene, portano sempre con sé delle energie che vanno a stimolare a loro volta altre energie che luminose non sono, e che tentano di mettere i bastoni fra le ruote, ok? Quindi la decisione è questa. Probabilmente quello che arriverà stimolerà in voi qualcosa che luminoso non è, se restate nell'ambito umano, va bene? Cioè, ad esempio, potrebbe venirvi offerto qualcosa che vi piace, no? Che vi interessa, e magari voi dite sì, che bello, sarebbe bellissimo poter lavorare in questo senso, però no, non so se ci riuscirò, oppure che so, se poi non arrivo ad avere quello che desidero e perdo tempo, oppure c'è Tizio, c'è Caio, c'è Sempronio che ha bisogno di me, non mi posso muovere, non posso agire, tutte queste cose qua, questi freni, no? Che rappresentano delle catene che non sono luce. Allora qua vi viene detto questo, secondo me. Quando arriverà questa occasione che ti spingerà a prendere la decisione di lavorare in questo modo su di te e all'esterno per raggiungere quell'equilibrio lì dentro di te e poi quindi essere in grado di aiutare gli altri a fare altrettanto. Se si risvegliano queste catene qua, tu renditi conto che non sei,
qua, cioè non sei nell'aspetto umano della situazione, ma in quello angelico. E nell'aspetto angelico c'è solo luce, perciò queste catene sono un'illusione. Non farti frenare, cioè, da quello che, dai dubbi, no? Magari sul tuo valore, sul valore di quello che vuoi fare, che vuoi realizzare, ecco. Non farti frenare da queste cose, perché non, tutti questi dubbi e qualunque cosa può arrivare a te in questo senso non ti appartiene, in quanto tu qui servi il piano divino da un punto di vista dell'angelo che sei, perciò queste cose non ti riguardano. Ecco, ok? Guardate che questi possono anche essere catene, diciamo, no, che vi collegano a schemi mentali di altri, magari, che voi avete assorbito e fatto vostri, ma che in realtà non vi appartengono, ok? Il vantaggio, diciamo, la ricompensa è che ne ricaverete. Allora, io ho l'impressione che molti di voi in questo momento si trovano in una condizione, no, simile a quella di quest'uomo qua, guardate un po', eh? Quattro di coppe parla proprio di noia, quando si ripetono sempre le stesse cose e non si vede una via d'uscita interessante, no? Ecco, il vantaggio che ne ricaverete è che una volta che voi non date più retta a questo e vi impegnate a lavorare come dovete lavorare per raggiungere quel risultato, voi il risultato lo raggiungete e quindi questo cambierà tutto, perché questa condizione di trovarvi in una situazione che vi annoia, e che cose trite e ritrite, no? Che avete vissuto tante volte, sarà qualcosa che se ne andrà, proprio perché entrerà il nuovo, capite? Il punto di forza che avete voi per affrontare ciò che è ignoto, allora, re di spade, il re energia maschile, perciò rivolta all'agire nel mondo. Allora, qui vi viene detto questo, secondo me. Non temere di affrontare qualcosa che, diciamo, di varcare una soglia che ti conduce su una strada che è completamente nuova, perché in realtà tu sei in grado di procedere fidandoti di quello che tu senti. A livello mentale tu sei molto forte, cioè sei in grado di concepire anche dei progetti molto all'avanguardia, geniali, che magari non trovano, proprio per questo non trovano rispondenza negli altri, no? E quindi magari troveresti persone che tentano di dissuaderti, di scoraggiarti, ma tu hai una tale forza mentale che sei inamovibile, cioè lo sforzo che fanno gli altri, che possono fare gli altri per cercare di scoraggiarti o di manovrarti da un punto di vista mentale, non hanno successo su di te perché tu sei forte mentalmente. Ecco, quindi fai perno su questo. Se tu dentro di te hai un progetto che ami, che ti interessa, anche se al momento magari tu non vedi come puoi realizzarlo, resta fedele a questa cosa qui, a questo tuo progetto, a questo tuo desiderio di concretizzarlo attorno a te. Perché può essere benissimo che la porta che ti si apre verso ciò che è nuovo ed è per quello che è ignoto, ok? Ti porti in realtà poi gli strumenti che ti servono per fare questo lavoro qua, ok? E la porta di luce che sta per aprirsi davanti a te. Allora, il 5 di denari qui parla di mancanza, quindi quando non, anche mancanza da un punto di vista economico. Qui in realtà però io lo vedo in un altro modo. Vedete, il portafogli è vuoto, il portafogli contiene ricchezze, ma quando un portafogli è vuoto si può riempire, capite? Cioè c'è lo spazio per poterlo riempire. Allora, qua secondo me ci sono due interpretazioni. O una può essere questa: se ancora non ti sei accorto di quanto è vuota la tua vita, ok? Perché non hai fatto ancora questo lavoro, perché hai dato retta a tutte queste energie che non sono luminose, che ti tengono lontano da quello che invece dovresti fare, perché hai dubitato, no, della tua forza mentale, eccetera. Ecco, accorgiti di questo vuoto qua e renditi conto che questo vuoto tu lo puoi riempire di quello che vuoi se fai un passo in avanti verso la porta che ti si apre, ok? Cioè, la porta di luce che sta per aprirsi, nel contempo, secondo me, vi metterà in condizioni, per quelli che ancora non sono pienamente consapevoli di questo vuoto che hanno dentro la loro vita, di accorgersi che ce l'hanno, ma anche, nello stesso tempo, vi darà gli strumenti per riempirlo delle ricchezze che volete, delle cose che desiderate veramente.
E poi il suggerimento da parte delle vostre guide qual è? È la forza. Vedete, la forza è l'arcano maggiore che parla di questo, cioè della unione, collaborazione fra le forze istintuali basse e la parte spirituale, in modo tale però che la parte spirituale guida le forze che sono istintuali, no? Per cui si ha una sorta di equilibrio, no? Fra le due parti. Ora, qui, come potete vedere da questa immagine, la parte istintuale apparentemente, diciamo, no, è molto più grande rispetto a quella spirituale. Cosa vuol dire? Vuol dire che con ogni probabilità alcuni di voi tendono anche a non accorgersi di certe cose, a non fare certi passi, eccetera, perché temono il risveglio di queste forze qui. Qui quello che vi viene detto è non temere questo risveglio qua, perché anche se tu hai una forte istintualità, la tua parte spirituale è presente ed è forte. E non solo, ma la tua parte spirituale è forte, la tua parte istintuale, vedi che abbraccia quella spirituale, cioè l'accoglie. E danzano insieme, va bene? Quindi fidati, cioè, della tua forza interiore. Ecco, abbi fiducia in questa forza qui, perché tu sei molto forte da un punto di vista mentale, da un punto di vista emotivo, da tutti i punti di vista. Quello che devi fare è renderti conto che tu non hai niente a che vedere con la luce, cioè, scusatemi, con ciò che luce non è, perché sei appunto luce e basta. E adesso, leggendo poi quello che mi ha comunicato quella carta lì, vi sarà anche più chiaro. Sì, direi che è questo. Adesso andiamo a leggerlo proprio subito. Intanto ve la faccio vedere. Ecco, guardate che bella che è. Che bella. I mari di Mintaka, vedere il potenziale, portare alla luce ciò che è nascosto alla coscienza. Guardate che bella che è. Bellissima. Una delle carte più belle del mazzo, secondo me, questa. Allora, quello che mi ha comunicato è questo, adesso ve lo leggo. Allora, se avete scelto questa carta, la vostra fiamma guida desidera farvi sapere che avete una grande capacità di vedere oltre il visibile. La vostra purezza interiore vi permette di identificare e far emergere il vostro potenziale riguardo a una qualunque circostanza e anche il potenziale degli altri. Siete in grado di accorgervi delle capacità luminose delle persone prima ancora che loro stessi ne diventino consapevoli, e questo vostro tratto vi conferisce autorevolezza e affidabilità, insieme a una grande ammirazione da parte di chi incrocia il vostro cammino. Aiutare gli altri ad accorgersi delle proprie potenzialità luminose e a non temere il confronto con la verità né le conseguenze che da questo deriveranno, sta alla base della vostra missione di vita. La trasparenza assoluta con cui sapete agire nel mondo, coerentemente con la vostra vista superiore, vi rendono una guida sicura e qualcuno che sa essere di grande ispirazione per altri. Siete così voi, capite? Questo vi viene detto. Non è un augurio, non vi si sta dicendo se fai certi passi, eccetera, tu arrivi ad avere queste cose in te. No, lì la fiamma guida vi dice: tu hai tutto questo. E alla luce di questa consapevolezza, fare questi passi è una sciocchezza per te, capite? Ok? Ecco. Quindi, come potete vedere, siamo giunti anche con voi alla fine di questa vostra bella lettura. Io mi auguro che ci sia stata risonanza e che vi sarà molto utile. Grazie per la vostra attenzione e partecipazione e vi do come sempre appuntamento ad un prossimo video. Tanta luce per tutti voi. Grazie e a presto.